L'urbanistica come fatto fondamentale dello sviluppo di una zona, di un territorio e con un particolare riferimento a questo territorio, perché questo è un territorio che è ancora preservato rispetto alla massima parte della regione Campania e quindi bisogna stare attenti che le cattive abitudini che hanno già attecchito nelle altre zone della regione Campania non vengano importate anche dal vallo di Diano. E dal Cilento in generale. Come si può coniugare l'urbanistica con il rispetto dell'ambiente? Beh, l'urbanistica è il rispetto dell'ambiente. Oggi non si parla più di urbanistica, si parla anche legislativamente di governo del territorio. Il territorio va governato non solo nell'assetto ordinato dello sviluppo edilizio, del privato e pubblico, ma soprattutto nella qualità ambientale, sia per preservarlo dagli inquinamenti, sia per valorizzare e in questo panorama solo di valorizzazione possiamo parlare gli aspetti ambientali più propri di ciascun territorio. Il tema di oggi è di assoluta attualità, e di grandissimo interesse e i relatori oggi presenti hanno, hanno dato un contributo eh, fortissimo eh, rispetto a quello che è l'urbanistica, eh, quindi governo del territorio, educazione al, al, all'ambiente, eh, quindi diciamo che sono eh, degli, degli argomenti eh, non, non solo tecnici ma anche eh, educativi per la cittadinanza. Quali sono i prossimi appuntamenti in calendario organizzati dal Consilium Senatoris? Eh, dopo tutto questo lavoro, innanzitutto la pausa estiva, quindi eh, saremo a settembre mh, con oh, delle nuove iniziative e avremo, parleremo di responsabilità, responsabilità amministrativa e anche con magistrati della Corte dei Conti, quindi ci saranno altre, altri argomenti importanti mh, da qui a poco. Un nuovo appuntamento che l'Associazione Consiglio Hum Senatori in collaborazione con la nostra banca ha messo in cantiere dedicato all'urbanistica che è un tema effettivamente molto interessante ovviamente per tutti gli enti pubblici della nostra zona e grazie alla sinergia che si è stabilita con la Consiglio Senatoris abbiamo portato qui oggi in banca a disposizione di tutti i referenti del nostro territorio effettivamente delle personalità in materia, dei professori universitari, presidenti di sezione del TARC che possono spiegare in realtà nel dettaglio le problematiche che attraversano ovviamente il settore dell'urbanistica in questo momento.